Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo a vedere insieme come andare a montare delle strip LED sulla parte del bagagliaio della nostra Mito. È tanto tempo che non porto un video sugli interni della Mito, quindi mi sembra giusto andare a rimetterci un pochino le mani, soprattutto perché il vano bagagli è sempre buio, ragazzi. Quella piccola lucetta LED della luce di cortesia del bagagliaio fa veramente schifo, è molto inutile. Quindi, sono qui a spiegarvi come andare a montare due strip LED, quindi una da una parte e una dall'altra, nel vano del baule. Qui con me ho un kit della Gove a LED, praticamente fanno dei kit anche per le macchine di strip LED, le monto già da parecchio tempo, vi oserei dire 2 anni. Sulla parte dei pedali, sotto i pedali e per illuminare la seduta posteriore, e sono RGB, hanno il controllo tramite applicazione, funzionano molto bene, fanno una bellissima luce e soprattutto sono molto luminosi, quindi io personalmente li tengo sempre con una luminosità un pochino bassa perché sennò danno anche fastidio. Quindi ho comprato questo kit a LED. Mi introduco un attimo da futuro in quanto delle cose che ho detto nel video sono sbagliate, in quanto ho utilizzato un altro metodo di montaggio. Praticamente di questo kit composto da 4 strisce, l'ho diviso in 2 parti da 2 strisce diverse. Queste due, ovvero le ultime due, le utilizzerò per un secondo progetto. Queste due strip LED che sono collegate al telecomando invece le utilizzerò proprio nella parte del baule. Così da poter utilizzare l'alimentazione che è già sul telecomando, sul controller, per andarla a collegare alla luce del bagagliaio. E ho anche il controller per andare a telecomandare le 2 strisce a LED. Ok, allora praticamente non ho più fatto come stavo facendo prima, quindi prima ci stavano le 2 strip LED che avrei direttamente collegato alla lampadina, ma alla fine non ho più fatto così perché poi la luce sarebbe stata solo blu, quindi non avrei avuto la possibilità di mettere il LED bianco che lo preferisco. E quindi cosa ho fatto? Ho staccato il controller dall'altra parte delle 2 strip LED, tanto quelle altre 2 strip LED che avanzano andranno messe davanti e collegate all'altro controller, di conseguenza non mi serviva e ecco fatto. L'ho collegato, ho fatto una saldatura in questa parte, così ho queste 2 strip LED sotto un controller, che lo lascerò sempre nascosto dentro al montante, così che ogni volta che io vado a aprire e chiudere il portellino, adesso non si vede nulla. Se io vado ad aprire il portellone, vedete ci sono le strip LED illuminate, quindi funzioneranno soltanto da luce di cortesia e resteranno sempre settate su questo colore. Ok, quindi siamo rimasti che vi ho fatto capire come ho collegato i LED. Vi faccio vedere qui come li ho connessi con due semplicemente ponti, così da poter andare anche a riutilizzare volendo la plafoniera del montante. E quindi per i collegamenti da qui fuoriescono semplicemente 2 cavi dal telecomando dell'alimentazione, nero e rosso. Il nero va collegato con il giallo, purtroppo si vede poco, e il rosso va collegato ovviamente con il rosso. E adesso li ho spenti, li accendo. Ok, adesso sono accesi. Poi questi sono anche Bluetooth, li ho già collegati all'applicazione, potete cambiare le cose come vi pare. Ok, boys, allora sto cominciando a rimontare il tutto e a far passare i cavi. Cerco più o meno di farvi vedere. Questo cavo andrà passato praticamente al di sotto di questa plastica che ho già rimontato. Ho fatto passare qui il cavetto di questa strip LED che poi
andrà fissata in questa maniera in verticale. Stessa cosa questa di qua, poi andrà inserita qui in verticale. Quindi vado avanti con il lavoro e poi vi faccio vedere al lavoro finito com'è venuto. Ragazzi, ci siamo finalmente. Ho rimontato tutto. E vai. Tutto super clean. Il telecomando l'ho nascosto proprio qui sopra, così posso telecomandare le luci anche da qui volendo. I cavi sono completamente nascosti, si intravede veramente zero. Qui non c'è, ci sta solo il cavetto che spunta da qua fuori e poi entra dentro la moquette. Qui sotto il cavetto si va a nascondere sotto, diciamo, la copertura. Non ci sta niente. Altro lato, strip LED. L'unica cosa, qui l'ho montata praticamente sulla moquette, invece da quest'altra parte sulla plastica. Quello che vi consiglio io è di attaccare anche quest'altra sopra la moquette, tanto ci sta lo spazio. Io non l'ho fatto perché non ci ho pensato in realtà, e così facendo, se bisogna rimuovere questa parte in plastica, e diciamo non abbiamo comunque le luci attaccate sopra, quindi se un giorno dovrò smontare questo, questa la stacco e poi la incollerò sulla moquette. Quindi ragazzi, siamo giunti alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace, vi lascio in descrizione il link a questo kit a LED che ho comunque modificato, lo trovate su Amazon, link in descrizione mi raccomando, e iscrivetevi sul mio canale YouTube, iscrivetevi sulla mia pagina Instagram. Per questo video è tutto ragazzi, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti!